Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nei giorni scorsi un giovane cittadino straniero è stato arrestato per il reato di furto aggravato all'interno della stazione di Mestre ai danni di una viaggiatrice. Nello specifico la donna, che viaggiava a bordo di un convoglio partito dalla stazione di Milano e diretta a Venezia Mestre, avrebbe subito il furto di una borsa contenente gioielli per un valore di circa 30.000 euro. A seguito della denuncia resa dalla persona offesa, grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima, gli operatori della polizia ferroviaria sono riusciti a individuare tra la folla di viaggiatori il giovane sospettato di essere l'autore del reato, il quale, una volta fermato, sarebbe stato trovato in possesso della borsa indebitamente sottratta alla signora. L'uomo, pertanto, è stato portato negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito, all'esito dei quali il cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Vivere con meno di 1.000 euro al mese. È questa l'impresa a cui sono chiamati moltissimi pensionati veneti di fronte ad assegni previdenziali che non tutelano in alcun modo il potere d'acquisto, soprattutto di fronte ai rincari degli ultimi anni. Lo SPI CGIL del Veneto ha analizzato i primi dati sulle pensioni di vecchiaia del settore privato, comprendono anche pensioni anticipate e prepensionamenti del 2023 in attesa dei numeri definitivi sulle dichiarazioni IRPEF. Risultato? Più che preoccupante. A fronte di un assegno mensile medio di circa 1.260 euro lordi, il 40% dei trattamenti di vecchiaia è inferiore ai 1.000 euro mensili. Non solo. L'indagine ha messo in luce anche le marcatissime differenze esistenti nei diversi territori nei vari comuni e ha evidenziato la nota sproporzione esistente fra le entrate degli uomini e quelle delle donne. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Da anni partono dalla Repubblica Ceca e giungono sul litorale veneziano per trascorrere le vacanze estive. Vacanze però caratterizzate da improvvisi problemi cardiovascolari che hanno colpito prima il padre nel 2022, un infarto durante la vacanza a Bibione, e quest'estate la madre, colta da un'embolia polmonare durante il soggiorno, sempre a Bibione. In entrambi i casi il personale dell'emergenza urgenza è prontamente intervenuto. I due coniugi, pur a distanza di 2 anni, sono stati ricoverati nella cardiologia di San Donà di Piave, dove il personale dell'ULS 4 ha risolto il problema e salvato la vita a entrambi. La figlia di 2, Marchetta, ha ora deciso di rendere nota la vicenda, ringraziando in particolare il medico della cardiologia, la dottoressa Cristina Canali, che recentemente ha curato la madre con il supporto di tutta l'equipe del reparto. A 5 giorni dal via ufficiale della zona traffico limitato a Chioggia, ci sono ancora residenti aventi titolo che non hanno effettuato la registrazione della targa della propria auto. Dalle 11 di lunedì 16 settembre 2024, chiunque supererà i varchi elettronici al di fuori degli orari consentiti, senza averne diritto o utilizzando un varco diverso da quello autorizzato, verrà sanzionato. La multa ammonta a 83 euro. Per registrare la targa ci si può rivolgere all'ufficio appositamente dedicato alla ZTL in via Poli 1 a Chioggia, palazzine direzione del mercato ittico, lato ovest, primo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì, dalle 15 alle 18. Esiste anche un numero verde 800-761-911 orario ufficio e seguente indirizzo email ztl.sst@chioggia.it. Per chi lo desidera è possibile richiedere autonomamente la registrazione accedendo al portale dedicato portale ztl.chioggia.org. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.